credo che dopo quello che abbiamo assistito, cui abbiamo assistito ieri sera fra le 23 e le 24, sarebbe utile, piuttosto che fare ricorso a specialisti, che siano psicologi o psichiatri, sarebbe utile che dopo le ore 22 la nostra buvette non vendesse più alcolici. E quindi ritengo che ai nostri questori questo problema vada posto, insomma. Dopo le ore 22 in Parlamento non si vendano più gli alcolici. Messi fuori subito e nessuno di voi comunisti ha difeso le forze dell'ordine, forse perché andavano in giro con la bandiera rossa. Deputato, forse Buonanno, perché si rivolga alla Presidenza. Si rivolga alla Presidenza. È comunista, anche lei è stata comunista, non no? Importa, e quindi mi rivolgevo anche a lei. Sono il suo passato da comunista non lo vuole ricordare. Si rivolga alla Presidenza comunque. Allora a lei, signora Presidente, grazie. Ex comunista. Potranno succedere dei tumulti nei prossimi minuti. In tal caso, se lei non fosse capace, come è successo in passato, di ritenere l'aula, la invito ad abbandonare l'aula. Non si preoccupi, questa parte del regolamento l'aula. Lo conosco. Grazie, in particolare, io prima ho presentato due emendamenti che non ho presentato perché mi piace fare una presentazione postuma. È scritto a parlare il deputato Piccone, prego, ne ha facoltà. Grazie, volevo solo avvisarla che sto andando a dormire perché mi sono stufato di sentire le cazzate. Grazie, che lei... Grazie, onorevole Piccone. Signora, capisco che quest'aula sta diventando molto libertina, magari ci assumiamo anche responsabilità, però non so se... È permesso a alcuni deputati proferire parole come cazzate o vaffanculo. Non ce la pigliamo, ma lo invitiamo deputato al Vudei volentieri, il deputato Piccone, perché potrebbe essere il soggetto principale, l'attore principale. Ne ritagli i tempi in deputato cui non Colletti, fa il sindaco non e non peggioriamo fa neanche il deputato. La situazione. Presidente, scusi, c'è poco da capire. Diciamo che il collega del PDL ha offeso... Il collega del Movimento 5 Stelle Frusone era un pomeriggio che provava il suo discorso e sentir dire appunto era una cazzata, io credo sia abbastanza offensivo. Grazie Presidente, io non voglio fare la figura del veggente, ma più o meno 4 o 5 minuti fa sull'articolo 61 le dissi: attenzione Presidente, potrebbero sorgere dei tumulti. Mi sembra che il livello stia dei tranquillo, tumulti deputato stia Sorial. Sempre di Bene. Più aumentando, grazie, Presidente. Grazie, Una mia dichiarazione di voto in dissenso al voto del gruppo, perché sinceramente le parole del collega Gallinella non mi hanno convinto. Io non ho capito niente di quello che lui ha letto. Forse Gallinella la prossima volta può leggere un po' più lentamente, perché io non ho capito. Fate parlare la deputata Lupo. Vorrei che il collega Catalano non votasse in dissenso da noi. Mi dispiacerebbe doverlo espellere, non è grazioso. Io dico soltanto una cosa: siccome solitamente i nostri emendamenti vengono tutti bocciati, vorrei sfruttare il tempo a mia disposizione per chiedere un minuto di silenzio per i nostri emendamenti. Grazie. Quindi lo chiedo. Grazie. E voglio che venga rispettato. Io vedo ovviamente tanti colleghi spazientiti da questi interventi a titolo personale, perché si perde tempo, perché è mezzanotte, perché vogliamo andare tutti a casa. State tranquilli, per favore. Un momento, che sta succedendo? Calma, calma, state calmi.